Ferragosto si avvicina, come passerete questa giornata? In autostrada, in macchina, ritorniamo a casa. Di dove siete? Dalla Germania, tra Monaco e Salisburgo in Baviera. Quindi da quanti giorni siete qua? Solo una settimana, ma una casa qui in zona e ritorno spesso. Ferragosto passiamo qua a Fano. Quindi al mare sarete? Sì. Quando rientrerete? Noi siamo di Milano, rientriamo settimana prossima il 18. Avete già fatto dei programmi per Ferragosto? Sinceramente no, sicuramente in libertà e è possibile che andremo al mare, che è sempre la nostra passione. Compagnia di amici, in famiglia? In famiglia, con il mio compagno, i figli. Mangerete in spiaggia oppure? No, non credo proprio. Mio marito non ama questo tipo di... Siamo con gli amici in giro per le campagne. Non andrà al mare? Non credo. Di solito sono innamoratissimo del mare, però almeno Ferragosto. Vuole cambiare? Sì, certo. Invece qualche vacanza, ha programmato qualcosa? Vacanza, ho finito adesso una crociera, per cui adesso due mesi me li faccio qua a Fano. Lavoro. Ah, quindi una giornata di lavoro, invece allora le ferie quando le farà? Più avanti, a settembre. Dove andrà? Al mare, non so ancora dove. Cosa avete organizzato per Ferragosto? Per Ferragosto non abbiamo organizzato niente perché noi viaggiamo alla giornata, la mattina decidiamo cosa fare durante la giornata. Noi non programmiamo mai nella nostra vita. Qualcosa succederà. E troviamo sempre qualcosa di bello da fare. Ci porterà a fare qualcosa comunque di bello, quindi vedremo. Di dove siete? Milano. Quindi quanti giorni passate qua? Noi siamo qua da 2 giorni e passiamo circa 2 settimane qui a Fano. Abbiamo l'alternativa della gente in giro, quindi nel centro ci ritroviamo un po' a Milano, invece quando siamo al mare è molto relaxante. La spiaggia, sì, dei ciringhiti, è molto bello. La temperatura è ottima, venendo dai 38 gradi a Milano, per cui siamo a posto. Adesso andiamo a Civitanova Marche, quindi siamo stati qualche giorno qua e poi siamo itineranti, giriamo un po' per le Marche. Andiamo a mangiare fuori in un ristorante, abbiamo già prenotato, a Civitanova. Compagnia di amici? No, siamo solo noi. Qualche festa che c'è qua in giro? No. Diciamo che improvvisiamo un po', quindi vediamo. Improvvisiamo, è la prima volta, quindi non conosciamo ancora benissimo la zona. Quindi poi decidete all'ultimo. Esatto, sì, esatto. Bene, allora buona continuazione. Grazie. Buona serata.